Oggi ci troviamo insieme a Claudio, che ha fatto il giro del mondo in ben 1000 giorni senza aerei e in compagnia del suo caro amico diabete. Il mio compagno di viaggio. Con Claudio vorremmo cercare di fornirvi una mini guida al giro del mondo per dimostrarvi che viaggiare con lentezza è una cosa che possiamo fare tutti, è alla portata di tutti ed è anche molto bello. Dunque Claudio ti farà una serie di domande per darci questi tips che ci serviranno appunto per preparare il nostro viaggio e su cosa possiamo anche usare. Okay. La prima domanda naturalmente è: come si fa a uscire di testa? Toccare il fondo per trovare no, se stessi? Non serve toccare il fondo, serve interrogarsi, serve farsi le domande giuste, serve interrogarsi su quello che realmente ci rende felici e su quelli che sono realmente i nostri sogni. La società attuale ci porta a dimenticarci dei sogni e anch'io stesso me lo sono dimenticato tante volte. Sono arrivato a 32 anni con la necessità, perché mi sentivo infelice, di dover realizzare il sogno della mia vita per poter provare ad agguantare questa felicità che a tratti è davvero sfuggevole. E che cos'è che ti ha fatto credere in te stesso? Che ti ha dato quella possibilità di dire vabbè, ma lo posso fare anch'io? È stata proprio questa domanda, mi sono messo davanti allo specchio e mi sono detto: ok, se domani vincessi 100 milioni di euro al Superenalotto, cosa farei con questi soldi? E la risposta è stata semplice, dal momento che la mia passione e il mio sogno erano i viaggi. Però non avrei viaggiato in business class, in hotel a 5 stelle, in resort. Avrei comunque viaggiato in maniera scomoda, attraverso mezzi popolari, mezzi locali. Mi sarei solo concesso qualche cena in più al ristorante perché sono un gran goloso. Allora, a questo punto mi sono reso conto che non servivano 100 milioni di euro e mi sono seduto alla scrivania e ho cominciato a contare quanto budget davvero mi serviva, quanto avevo a disposizione licenziandomi dalla banca, quanto avevo a disposizione vendendo la mia auto e quanto mettendo in affitto il mio appartamento. Insomma, hai fatto un po' i conti della serva, hai visto che alla fine ci arrivavi e... In realtà no, perché io ho detto di farlo con 15 ore al giorno per 1000 giorni, fanno 15.000, io ne avevo 12.800. Da bravo bancario per caso. Esatto, bancario per caso, ho fatto i conti, li ho un po' sbagliati, ma alla fine il mondo stesso che dà l'opportunità per poter realizzarsi e quindi anche se sono partito con meno budget di quello che avevo prefissato, alla fine sono riuscito a trovare l'opportunità per riuscirlo a realizzare. Ma alla fine sappiamo che i soldi diventano il problema secondario quando realizzi che è una cosa che puoi fare. I soldi diventano la variabile per poter stare e godere di un giorno in più nel mondo in una realtà come quella che mi ero costruito. Però ovviamente non bisogna essere troppo utopici, i soldi purtroppo servono.